tutti, ben ritrovati sul mio canale di cucina. Oggi voglio condividere con voi una ricetta semplice, estiva, una bellissima insalata di riso vegetariana, così da portarla al mare o in montagna. Sempre con voi, gustosissima. Andiamo in cucina a vedere gli ingredienti per la nostra ricetta di oggi. Gli ingredienti per la nostra insalata di riso vegetariana per 6 persone sono 300 g di riso arborio oppure Thai Bonnet, 100 g di formaggio cubettato, 100 g di sottoli sgocciolati, 50 cl di olio extravergine d'oliva, 10 cl di succo di limone, un uovo sodo, dei pomodorini, due zucchine bollite o altra verdura a piacere, degli asparagi bolliti. Metto a bollire il mio riso. Metto un po' di sale grosso. Lasciatelo cuocere per almeno 18-20 minuti. Dipende da che tipo di riso utilizzate. Mentre il mio riso sta cuocendo, mi dedico alla preparazione delle verdure. Io ho cotto a vapore due zucchine, voi potete scegliere qualsiasi altro tipo di verdura a piacere, carota, peperoni, melanzane anche, sono molto buone, bollite o grigliate. Tagliatele a cubetti. A questo punto abbiamo le verdure bollite pronte, il formaggio già tagliato, tagliamo i pomodorini. Taglio i pomodorini a rondelle. Mettiamoli in un colino in modo che i semi escano e anche l'acqua per non farla rilasciare nel riso. Il pomodoro va aggiunto in ultimo, proprio quando decidete di gustare il riso. Questi sono gli ingredienti pronti per la mia ricetta di oggi. Adesso vado a preparare il condimento, una semplice citronette, cioè olio, limone e sale. Ho messo l'olio, il limone e il sale in una boule. Inizio a lavorare, a emulsionare, si dice, con una forchetta. Potete utilizzare anche un mini pinner o una frusta. Il nostro riso ha terminato la cottura, io ho scelto il riso arborio. Adesso lo andrò a scolare e vi farò vedere come raffreddare correttamente il riso. Non utilizzate l'acqua assolutamente per raffreddare il riso e neanche la pasta. Quando preparate le insalate, sia di riso che di pasta di farro, vanno messe in un contenitore, come vi farò vedere adesso, largo, e aggiungere solamente semmai un filo di olio, ma non va mai utilizzata l'acqua. Ecco qua, ho messo il mio riso in una teglia, come vedete. Lo faccio raffreddare velocemente, così mettendolo largo. Non si bagna per non perdere le proprietà. Aggiungiamo un filo di olio. Inizio a mettere le zucchine bollite o qualsiasi altra verdura di vostro gradimento. Aggiungo la giardiniera precedentemente sgocciolata. Metto la mia un po' di citronette. Qua. Il pomodoro lo andrò a mettere solo in ultimo, quando o consumo l'insalata di riso, quindi quando la porto in tavola, o quando voglio preparare il contenitore per andare a fare il mio picnic. Intanto si sta insaporendo la verdura e non appena il riso sarà freddo andrò a unire tutti gli ingredienti. Il nostro riso è pronto, assemblo con le verdure. Guardate bello com'è bello sgranato, ho mantenuto tutto l'ambito. Do un primo giro di riso con le verdure, amalgamo molto bene il tutto. Sto
sono pronta per aggiungere il formaggio oppure la mozzarella, quello che più vi piace. Se mettete la mozzarella, fatela scolare dal suo latticello. Aggiungo ancora la mia citronette, degli asparagi a chi piacciono e in ultimo ho messo il pomodoro che avevo precedentemente messo in un colino per togliere l'acqua. Ancora citronette. Adesso sono pronta per impiattare la mia meravigliosa insalata di riso vegetariana. Metto il riso in una bella pirofila da portata. Mi sono preparata un uovo sodo e le mie punte di asparagi, che sono verdure di stagione. Volevo darvi alcuni consigli per realizzare al meglio le insalate di riso. Scegliete gli ingredienti che più vi piacciono, a fantasia vostra, ma mi raccomando, scegliete riso di alta qualità e verdura di stagione. Raffreddate il riso senza metterlo sotto l'acqua, ma in una teglia larga e con un goccio di olio extravergine d'oliva. Potete portarvi condimenti con voi in gita, assemblarli sul luogo dove farete il picnic se il riso lo consumate fuori dall'abitazione. Questa era la mia ricetta di oggi da condividere con voi. Una squisita e leggera insalata di riso vegetariana, ovviamente sempre in chiave salutista, con l'aggiunta di ingredienti sani, genuini e di stagione. Io vi aspetto il martedì e il venerdì sul mio canale per condividere con voi la mia passione. Ciao a tutti!